decima giornata, scontro al vertice, Pescara Torres, Sardi in testa e non per caso. Finora la squadra di Alfonso Greco è stata capace di sovvertire i pronostici della vigilia. Biancazzurri senza dubbio più avanti rispetto alle previsioni. Il lavoro di Zeman è sotto gli occhi di tutti. Sono appena 3 i punti che separano le due rivali. Non regge il paragone con Pescara Catanzaro di 11 mesi or sono, 27 novembre 2022. Stesso gap, è vero, 3 punti, ma avversario appunto il Catanzaro, che faceva un altro sport. Ben altra cilindrata rispetto alla Torres, che tuttavia va solo elogiata. Squadra aggressiva, solida, soltanto 3 gol al passivo, organizzata ma anche con un'impronta offensiva. Zeman sembra orientato a confermare l'11 schierato a Lucca, dove ha avuto il merito di sfruttare l'uomo in più, di ribaltare il punteggio e di demolire i toscani in un secondo tempo senza storia. Proprio per questo non ci sarebbe, almeno in teoria, motivo di cambiare. Se così fosse, Plizzari tre pali in difesa, Pierno, Brosco, Mesic e Moruzzi. A centrocampo Tuniov, Squizzato e De Marco. In attacco Merola e Accornero, migliore in campo a Lucca, a supporto di Cuppone. Tuttora imbattuta, l'esperta Torres sarà priva di Idda, Liviero e Giorico, di fatto 3 titolari. Non tragga in inganno lo 0-0 maturato in casa nell'ultimo turno con la Pontedera. I rossoblù hanno infatti creato palle gol in quantità industriale, senza però riuscire a sfondare. Il tecnico Alfonso Greco potrebbe inizialmente rinunciare a Fischnaller e affidarsi al 3-5-2, oppure schierare al posto dell'attaccante di Bolzano Diakité e confermare il 3-4-1-2. Più verosimile la prima opzione. Probabile 11, Zaccagno Trepali, in difesa il marsicano Fabriani, ex Notaresco e Capobasso, insieme con Antonelli e D'Ametto. Sulle fasce l'ex Teramo, Zecca e Pelamatti. In mezzo la qualità di Mastino, unita alla corsa e la sostanza di Chester e dell'italo gambiano Kujabi. Davanti Rocco e Capitan Scott. Nella storia solo 2 precedenti all'Adriatico, vittoria e sconfitta. Nelle immagini, 23 dicembre 2001, il Pescara di Ivo Iaconi prevale di misura 1-0 sulla Torres di Fulvio D'Adderio. Perfetta alla 20esima la punizione di Ivan Tisci per il colpo di testa vincente di Beppe Antonaccio, che infila Tore Pinna. La stagione successiva, sempre in C, 16 novembre 2002, pomeriggio da dimenticare per i biancazzurri di Ivo Iaconi, sconfitti 2-1. Clamorosa autorete di Gianluca Zanetti. Pareggio dell'allora 19enne Vittorio Micolucci al primo gol tra i professionisti. A 9 dal termine però il definitivo sorpasso dei sardi, grazie a questo splendido tracciante di Gianluca Fasano.